Gianni Colacione, terza giornata del congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano e siamo in compagnia di Valentina Piattelli, che abbiamo visto oggi è arrivata, se non sbaglio, sì, è arrivata da poco. E quindi diciamo tutta quanta la bagarre, per modo di dire, una parte del congresso l'avrà seguita su Radio Radicale. Perfetto, allora Valentina, che idea ti sei fatta? Allora Valentina, presentiamola giustamente, fiorentina, quindi al momento, come ci ha detto, iscritta all'associazione Luca Tamburi di Firenze. Ecco, che idea ti sei fatta fino adesso di questi lavori congressuali? Ma insomma, un po' di bagarre, appunto, come hai detto, ma ci sta, è normale nelle nostre riunioni. Per ora interessante, penso che il bello debba venire ancora, però, no? Pensi, il bello debba avere una faccia un po' compiaciuta. Senti, per quanto riguarda a questo punto anche l'associazione di Firenze, che spesso sentiamo nominare su Radio Radicale, insomma, parecchi lavori avete compiuto quest'anno, ecco, soprattutto quest'anno, quanti siete? Ma siamo come iscritti una settantina, mi sembra, cosa che ci pone fra le associazioni più grandi d'Italia, più radicali. E comunque, la cosa bella è che quasi tutti attivisti proprio, non solo un'iscrizione così, e quindi riusciamo a fare comunque molte iniziative, manifestazioni, e quindi niente, c'è attività, ecco, sì. Allora, ricordiamo che il segretario è Maurizio Buzzecoli, giusto? Ma questa associazione farà un congresso a breve dopo quello di Radicali Italiani, l'ha fatto? Abbiamo fatto un congresso, una riunione precongressuale e abbiamo discusso un po' degli argomenti caldi di questo periodo, che sono ovviamente il carcere, la giustizia, la cannabis, perché io ho seguito in particolare la legge toscana e il regolamento attuativo, che siamo un po' nel vivo, nel senso, la legge è stata la prima, è stata approvata ed è una bella legge, una legge liberale che è aperta, non, senza elenchi di patologie, quindi ci piaceva. Il regolamento attuativo un po' meno, e l'abbiamo fatto presente e ci sono delle novità su questo, perché sembra stia per uscire un nuovo regolamento e dovrebbe essere molto buono, però non posso dire di più perché finché non lo vedo anch'io non voglio neanche portare sfortuna e dire troppo. Abbiamo infatti questa cosa importante che hai detto, perché fa un collegamento con un'altra, diciamo, tua presenza su Libri TV, abbiamo parlato di questa cosa, se non sbaglio, insieme a Claudia Sterzi. Sì, sì, infatti ero ora a parlare con Claudia e ora stiamo per fare una piccola iniziativa, come sai, si può dire qualcosa o un'anteprima va registrata. Sì, appunto, noi malati abbiamo portato tutti i nostri certificati e qui verrà prescritta la cannabis ai malati che ne hanno bisogno e anch'io la prenderò, che sarà la prima volta, perché io non l'ho mai avuta, per esempio. Quindi diciamo sarà un'iniziazione. Sì, infatti, perché io ho voluto finire tutto l'iter della legge eccetera, adesso voglio usare la legge, che mi pare giusto secondo, diciamo, legalità. Perfetto Valentina, io ti ringrazio di questa tua disponibilità, in bocca al lupo ovviamente per questa battaglia radicale, che è sempre una proposta oltre che battaglia in sé, e soprattutto per le tue condizioni di salute. Grazie mille, sì. Grazie a Valentina. Crepi il lupo.